Ciao ragazzi, dopo la prima anteprima a caldo e sotto attacco siamo tornati per parlarvi di Resident Evil 2, a mente un pochino più fredda, e io inizierei con tre cose che mi hanno colpito anzitutto, a parte l'annuncio in sé, che ovviamente nessuno si aspettava. Resident Evil 2 è il mio gioco preferito della saga, quindi è stata una vittoria piuttosto facile. Ma tornando ai tre punti di prima, sono la grafica, l'atmosfera e il sound design. Partendo dalla grafica, non posso dire che sia ovviamente la più bella mai vista fino adesso, però è il motore di gioco, è comunque il re-engine, quindi parliamo di quello che ha mosso Resident Evil 7, è comunque di alta qualità. In termini di atmosfera invece Capcom secondo me ha vinto piuttosto facile. La stazione di polizia che ho potuto visitare per una ventina di minuti è allo stesso tempo familiare ma diversa da quella naturalmente a cui siamo stati abituati su PlayStation 1, perché gli ambienti sono stati ricreati, ci sono zone nuove e soprattutto zone completamente al buio. Dovremo fare affidamento sulla torcia di Leon per poter avanzare, per poter trovare eventuali pericoli nascosti negli angoli e soprattutto, e qui ci ricolleghiamo al terzo punto, fare affidamento sul sonoro, sul suono. Io credo che Capcom in questo caso abbia fatto uno dei lavori migliori di sound design che mi sia mai capitato di incontrare, perché ogni schiocco, ogni rumore, ogni scricchiolio, qualsiasi cosa ti spinge comunque a guardarti in giro, aumenta il livello di tensione che già di per sé l'atmosfera, l'ambiente, la telecamera sopra la spalla che è un pochino più vicina rispetto ai classici Resident Evil 4 e Resident Evil 5 concorre a, appunto, ad aumentare. Se poi vogliamo andare un pochino più nello specifico, io penso che gli zombie, l'attacco degli zombie sia anche questo stato enfatizzato a livello soprattutto cinematografico, perché nel momento in cui Leon viene attaccato la telecamera si sposta bruscamente in avanti e riprende l'intera scena da vicino, ci fa vedere quanto è cruento, quanto è sanguinolento, quanto è anche inquietante essere morsi comunque da uno zombie e vedere che il marchio, il segno del morso, rimane sul collo di Leon. Che altro si può dire? Io sono molto convinta di questo progetto, non parla il mio lato di appassionata, parla proprio quello un pochino più professionale se vogliamo. Credo tantissimo in questo progetto, credo che Capcom abbia fatto la scelta migliore nel non fare un remaster ma fare un remake, e non ci resta che aspettare il 25 gennaio per capire come effettivamente saranno riproposte le avventure di Leon e Claire, perché ve lo voglio ricordare ancora una volta, il fatto che abbiate giocato all'originale non vuol dire niente, tutto è cambiato, tutto è uguale e tutto è diverso. Quindi restate con noi per tutti gli aggiornamenti sia sulla fiera, sia su Resident Evil 2, sia su tutti i giochi che siamo riusciti a provare, leggeteci sul nostro sito e seguiteci sui social.